Benvenuti nel salotto di Rosso Crimine. Io sono Marta e oggi parleremo del caso del piccolo Tommy. Ci troviamo a Casalbarolo, è una frazione di San Lazzaro, a 10 minuti da Parma. È una fredda sera del 2 di marzo. La famiglia Onofri è seduta a tavola per cena. Al tavolo c'è papà Paolo, il piccolo Sebastiano di 7 anni, mamma Paola che sta dando da mangiare al piccolo Tommy, che ha solo 17 mesi. Tommy è nel suo seggiolone, fa qualche capriccio perché non ha molta fame, ma ha una salute cagionevole. Deve finire la sua pappa e poi prendere le medicine. Tommy infatti ha diversi problemi di salute. Soffre di epilessia, per questo deve quotidianamente prendere i suoi medicinali. I suoi genitori, per fare in modo che Tommy non faccia i capricci e prenda i suoi farmaci, chiamano il suo sciroppo Mommo, ma Tommy è un bravo bambino e ormai sa che quelle medicine servono per salvargli la vita. Durante la cena, ad un certo punto, salta la corrente. È un evento che succede abbastanza spesso, in quanto la famiglia degli Onofri sta ristrutturando il casolare. Talvolta va via la luce. Infatti sul tavolo ci sono già delle candele, pronte proprio per questa evenienza. Papà Paolo si alza dalla sua sedia della cucina per dirigersi verso il contatore della luce che si trova all'esterno della casa. Aprì così la porta di casa, ma due persone col volto coperto lo spingono di nuovo all'interno. Fanno irruzione nel tinello, dove pochi minuti prima una famiglia cenava felice e tranquilla. Uno dei due uomini punta la pistola alla testa del piccolo Tom, che chiaramente scoppia in lacrime, mentre l'altro intima agli Onofri di dargli dei soldi. I coniugi riescono a racimolare circa 150 euro che gli danno spontaneamente senza neanche batter ciglio. A questo punto la famiglia viene fatta sdraiare sul pavimento, imbavagliata, legata con dello scotch. Mamma Paola, ancora sdraiata a terra, riesce a vedere le gambe del rapinatore e i piedini di suo figlio che si allontanano. È la sera del 2 marzo. Paolo Onofri e Paola Pellinghelli denunciano il rapimento del figlio Tommaso ai carabinieri. Nel giro di qualche ora, i carabinieri stanno già pattugliando tutta la zona. È un fatto così angosciante che non solo tutta Parma, ma tutta Italia ne sta parlando. I genitori rivolgono diversi appelli pubblici, grazie alla televisione, dando a chiunque tenesse Tommy in ostaggio precise indicazioni su come debba essere accudito il bimbo, che come abbiamo detto prima è epilettico e deve assumere quotidianamente dei medicinali. È importante, si raccomanda mamma Paola al microfono dei TG, rivolgersi a lui con un linguaggio dolce riferito al mommo per non spaventarlo. Eppure, mentre si rivolgono ai sequestratori del proprio figlio, Paolo e Paola hanno negli occhi la terribile consapevolezza che un bambino così cagionevole, nelle mani di estranei, non sarebbe mai sopravvissuto. Nell'analisi effettuata pochi giorni prima del rapimento di nostro figlio è emerso come sia risultato basso il dosaggio del farmaco tetrico somministrato a Tommaso. Infatti si è evidenziata l'assoluta necessità di alzare il dosaggio del tetracol a 5 ml alla mattina e 5 ml alla sera. Ripeto, 5 ml alla mattina e 5 ml alla sera. Chiunque possa far pervenire questo messaggio ai rettori lo faccia pensando che sta salvando la vita al mio bambino. Grazie a tutti. Siamo al 3 marzo. Gli inquirenti interrogano in questura i genitori di Tommaso in qualità di persone informate sui fatti. Gli investigatori convocano anche il figlio di 16 anni che Onofri ha adottato con la prima moglie, Francesca Traina, e la stessa ex consorte. La direzione distrettuale antimafia, detta anche DDA, di Bologna, apre un fascicolo contro ignoti. Gli inquirenti intanto cominciano a farsi alcune domande. Se quello è un rapimento a scopo di estorsione, lasciando da parte l'anomalia di mancanza di qualsiasi trattativa per
per la liberazione del bimbo? A quali soldi mirano i sequestratori? Gli Onofri non sono affatto persone benestanti. Posseggono infatti solo questo casolare in cui vivono, che hanno acquistato grazie a un'eredità, e la parte restante la stanno pagando con un mutuo. Paolo Onofri infatti dirige un ufficio postale. Anche Paola lavora alle poste, come impiegata. Non sono due persone ricche. Gli inquirenti hanno anche vagliato la possibilità che il rapimento possa essere collegato al marito della ex moglie di Paolo Onofri. Questa strada però non porterà a nulla. Ma altri aspetti inquietanti e oscuri della vita privata di Paolo Onofri verranno presto a galla. Siamo quindi al 4 marzo. Il procuratore capo di Parma, Gerardo La Guardia, rende noto che abbiamo escluso solo che si tratti di una rapina, che sia poi degenerata in rapimento. Doveva esserci un'organizzazione con dei sopralluoghi o qualcosa del genere. E annuncia che le ipotesi prevalenti seguono il rapimento a scopo di estorsione o di vendetta, forse legato alla professione del papà. Siamo al 6 marzo, gli inquirenti interrogano Pasquale Gagliostro, che è un collaboratore di giustizia. Sostiene di poter contribuire alle indagini. Il pentito dichiara che è stato contattato nel 2005 per realizzare un sequestro nella zona di Parma. Arriviamo al 7 marzo. Il PM della DDA di Bologna, Lucia Musti, a nome degli investigatori, chiede il silenzio stampa per almeno 3 giorni per evitare la diffusione di notizie che potrebbero danneggiare o inquinare le indagini. In questi giorni vengono a galla degli aspetti inquietanti e oscuri della vita privata di Paolo Onofri. Esiste un immobile che Paolo Onofri ha acquistato e lo usa come luogo di svago, a solo 1 chilometro da dove lavora lui, in via Iacchia, nel quartiere Montanara. Paolo lo aveva acquistato nel 2002 senza dirlo a nessuno, nemmeno a sua moglie. Dentro questo immobile i carabinieri ci trovarono poltrone, una lampada, un diploma e un personal computer. All'interno di questo personal computer gli inquirenti trovarono 391 fotografie, 92 file e decine di filmati che ritraggono bambini e adolescenti in atto e violenti. Si tratta quindi di filmati e fotografie pornografiche. Paolo Onofri si difende dando come unica motivazione quella che stava raccogliendo questo materiale per denunciarlo alla polizia postale. Gli inquirenti non gli credono. Gli offrono quindi di accettare una reprimenda in cambio di una sua totale collaborazione per il caso di suo figlio, Tommy. Gli inquirenti infatti credono che i due fatti siano collegati tra loro. Paolo Onofri però rifiuta. Parte così un'indagine nei suoi confronti che si concluderà con un patteggiamento. Da quel punto in poi la figura di Paolo Onofri diventa oscura, ambigua, e l'opinione pubblica comincia a vederlo sotto tutt'altro punto di vista. Viene anche ascoltata una telefonata scambiata con il capocantiere che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione all'interno del casolare. Infatti, dopo il sequestro, il capocantiere Pasquale Barbera chiede a Paolo Onofri in questa telefonata: "Hai fatto nomi?" Rispose Paolo Onofri: "Sì, ho fatto nomi, ma non quei nomi." "Hai fatto bene, se no mi avresti creato problemi", risponde Pasquale Barbera. A questo punto, comunque, l'attenzione si sposta sugli operai che hanno eseguito i lavori nel casolare, in casa Onofri. Siamo già al 15 marzo. In un'intervista TV, Paolo Onofri si difende dalle accuse di pedopornografia, sostenendo che nella sua cantina, chiamiamola così cantina, comunque nell'immobile che aveva acquistato, sono state costruite un sacco di fantasie, testuali parole. Onofri dichiara che all'interno non c'era niente di che, niente di rilevante insomma, e che sua moglie Paola era a conoscenza dell'esistenza di questo immobile. Il caso era ormai così mediatico che viene ascoltata anche una sensitiva che dichiara di sapere dov'è il corpo del piccolo Tommy e sostiene che Tommy si trova all'interno del fiume Magra. Così, il 16 marzo, i sommozzatori, sotto la guida di questa sensitiva, scandagliano il fiume Magra, ma le ricerche del corpo risultano vane. Il 22 marzo viene ritrovato Toby, il cane che gli Onofri persero una settimana prima del rapimento,
Il 23 marzo, in un'intervista al giornale Panorama, Paolo Onofri dichiara che i file proibiti sono uno sbaglio di cui si è pentito. La procura apre un'indagine con l'ipotesi di concorso in sequestro a scopo di estorsione contro Mario Alessi. L'alibi che il manovale ha fornito per la notte del sequestro non è stato confermato da nessun testimone. Tutti i bambini sono angeli, cioè per me che scendono proprio dal cielo, scendono dal cielo. E una cosa così non va fatta, non va fatta assolutamente. I bambini vanno lasciati in pace dai loro genitori perché l'hanno messo al mondo, perché tengono una cosa cara. Di lasciarlo libero subito, subito, subito. E chi si presenti veramente davanti alla giustizia e si assume le responsabilità. Si registra finalmente un'accelerazione delle indagini. Siamo ormai al 28 marzo, quasi un mese. Le indagini adesso si concentrano sul gruppo di almeno 5 persone. Probabilmente all'interno di queste persone ci sono anche una o due donne che sono seguite a vista dai carabinieri. Nelle indagini, oltre a Mario Alessi, entra anche la Guardia di Finanza di Parma per accertamenti patrimoniali nel giro dei sospettati. Ma l'indizio decisivo delle indagini diventa un'impronta digitale rilevata sullo scotch che i rapinatori avevano utilizzato per legare e imbavagliare la famiglia Onofri. Questa impronta viene ricondotta all'imprenditore siciliano Salvatore Raimondi, un pregiudicato. Salvatore Raimondi lavorava insieme a Mario Alessi per la ristrutturazione del casolare degli Onofri. Mario Alessi viene indagato per falsa testimonianza e concorso in sequestro. Quell'uomo dal sorriso cinico ha un passato che fa venire i brividi. È stato precedentemente condannato agli arresti domiciliari per aver violentato una ragazza davanti al suo fidanzato, carabiniere, e lo aveva costretto ad assistere alla violenza. Alessi crolla, confessa di aver rapito Tommy, ma non vuole dire dov'è. Continua a dare la colpa al suo complice, Raimondi, ma dopo aver negato più e più volte di aver toccato mai Tommy, infine Alessi confessa. Non cercatelo più, dice, è morto. È stato ucciso un'ora dopo essere uscito di casa. La verità si abbatte come una cascata ghiacciata sulle spalle di chi per quasi 30 giorni aveva cercato ovunque quel bambino. La notizia viene data dal telegiornale in un'edizione straordinaria, prima ancora che la famiglia Onofri sia stata avvertita. Mamma Paola scopre così la fine del suo piccolo Tommaso, anche se in cuor suo già lo sapeva. Benvenuti al TG5 della notte. Dunque, il piccolo Tommy, il piccolo Tommaso, rapito 30 giorni fa dalla sua casa in provincia di Parma, è stato ucciso. Il suo corpicino senza vita è stato ritrovato questa sera sul greto di un piccolo fiume che scorre nelle campagne, nelle vicinanze del casolare abitato dalla sua famiglia. L'assassino è Mario Alessi, il muratore che aveva lavorato durante l'estate nel casolare dei genitori. Sembra che sia stato un sequestro a scopo di estorsione, un sequestro finito male, finito subito, pochi minuti o poche ore dopo il sequestro stesso. I rapitori sono fuggiti con un motorino trasportando Tommy, dalle indiscrezioni che si è riusciti ad avere finora dalla questura. Sono fuggiti con un motorino, sono caduti, il bambino forse si è ferito, il bambino piangeva, i suoi aguzzini lo hanno ucciso in maniera brutale, spaccandogli la testa, la faccia con un colpo di badile e seppellendo il suo corpo sul greto del fiume, sotto 30 centimetri di terra. I resti del povero Tommy sono stati recuperati pochi istanti fa, il nostro inviato Andrea Soglio, che dovremmo adesso vedere sul nostro schermo.
L'ho ucciso io. Non sopportavo il suo pianto. Queste le parole agghiaccianti pronunciate da Mario Alessi. Subito dopo, la polizia, guidata dallo stesso Alessi, ha cominciato a cercare il corpicino in località Sant'Ilario, lungo il torrente Enza, a pochi chilometri da Casalbaroncolo. In tarda serata il corpicino è stato ritrovato, quasi integro. Giaceva vicino a un casolare abbandonato. A giudicare dai segni presenti sul volto, il piccolo potrebbe essere stato ucciso a colpi di pala sulla faccia. Il dolore, lo sgomento, la rassegnazione dei familiari è condivisa anche con il resto dell'Italia, che ha sperato fino all'ultimo di trovare il piccolo Tommy ancora in vita. Alessi ha confessato di aver progettato un sequestro lampo, che è stato seguito materialmente da lui stesso e da Raimondi. La contropartita sarebbero stati i soldi, che il padre del bambino avrebbe dovuto prelevare dall'ufficio postale che dirigeva, ma il sequestro è finito in tragedia. Quanto alla conserva, secondo gli inquirenti, era coinvolta attivamente nel rapimento, in quanto doveva occuparsi lei stessa della gestione del piccolo Tommy durante la richiesta del riscatto. E così il piccolo Tommy è stato rapito con 39 di febbre, sofferente di epilessia, portato da via in scooter ed è stato ucciso a sole 2 ore dal rapimento. Non sopportavo il suo pianto, l'ho ammazzato e gli altri non erano d'accordo, ha detto Alessi. Non era questa l'intenzione originaria dei rapinatori, così dicono loro. Si erano procurati scorte per 2 mesi di Tegretol, lo sciroppo necessario a Tommaso per tenere sotto controllo l'epilessia. Fino al giorno prima della confessione, Alessi si dichiarava completamente innocente. Aveva poi sostenuto di avere un alibi di ferro. Io, il 2 di marzo, in quel bar c'ero, ho preso un caffè e sono uscito fuori perché aspettavo una persona, aveva detto. Ma gli inquirenti a questa ricostruzione non hanno mai creduto. Poi la scioccante verità. Alessi non era riuscito a sopportare il pianto di Tommy, perché dava fastidio. Era diventato un peso, ma il piccolo Tommy era solo spaventato, infreddolito, era stato portato via dalla sua mamma e dalla sua famiglia in pochi secondi e lo avevano ucciso praticamente subito. Il gelo paralizza gli investigatori durante gli interrogatori dei due colpevoli. I due uomini tentano di darsi la colpa l'uno con l'altro. Decine gli uomini che, guidati dalla polizia e dallo stesso Mario Alessi, erano stati ingaggiati per ricercare il corpicino. Centinaia le persone accorse nel luogo dell'omicidio. Tutto intorno al traffico della via Emilia era nel caos. Tutti spettatori di una tragedia assurda, conclusasi nel modo più orribile. Mario Alessi è stato quindi arrestato per sequestro di persona e omicidio volontario. Con lui in stato di arresto è finita anche la sua compagna Antonella Conserva. Lei lo ha aiutato nel sequestro. È andata a riprenderlo con la macchina e si è tradita con una telefonata molto incauta fatta a una sua amica. È in carcere anche Salvatore Raimondi. Aveva già precedenti penali per rapina e per droga. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, era proprio Mario Alessi ad essere entrato in casa degli Onofri con un casco integrale in testa. Il più alto dei due, quello che non parlò mai e che secondo mamma Paola aveva movenze femminili. Raimondi invece indossava un bomber verde e dei jeans, un cappuccio in testa e fu proprio lui a puntare la pistola. Era stato un sequestro approssimativo, disordinato, pieno di errori grossolani, come quell'impronta lasciata sullo scotch, trovata dai RIS del colonnello Luciano Garofano. La Corte di Cassazione ha confermato i 20 anni di carcere per Salvatore Raimondi, ex pugile dilettante che partecipò al rapimento di Tommaso Onofri. Il legale di Raimondi, Franco Cavalli, aveva presentato ricorso alla Cassazione per ottenere uno sconto di pena in considerazione del fatto che il suo assistito era stato il primo a confessare il delitto alle forze dell'ordine, che lo avevano fermato per interrogarlo. Raimondi aveva agito con la complicità di Mario Alessi, condannato all'ergastolo, e alla compagna di questi, Antonella Conserva. L'ex pugile ha sempre sostenuto di non aver ucciso il piccolo Tommy, attribuendo la responsabilità materiale della morte del piccolo solo ed esclusivamente ad Alessi. Ma la Corte d'Assise di Parma era giunta alla conclusione che entrambi i rapitori dovevano essere considerati responsabili del delitto
e anche per i giudici della Corte d'Appello di Bologna è impossibile stabilire con certezza chi sia stato l'esecutore materiale del delitto. Raimondi era stato giudicato in primo grado, con il rito abbreviato che prevede uno sconto della pena, addirittura di un terzo. Questo spiega perché la pena per l'ex pugile sia sicuramente più bassa rispetto a quella sia di Conserva che soprattutto di Alessi. È giusto fosse condannata. Mario Lessi ha commentato così con il suo difensore, l'avvocatessa Laura Ferraboschi, i 24 anni di reclusione inflitti al termine del processo bis di fronte alla Corte d'Assise di Appello di Bologna alla ex moglie Antonella Conserva per il sequestro di Tommaso. Antonella Conserva è originaria di Mesagne. I giudici della Corte d'Assise di Appello bolognese hanno riconosciuto all'ex moglie di Mario Alessi un'attenuante generica che nei precedenti gradi di giudizio non erano state riconosciute. Da qui uno sconto di 6 anni della pena. Si è sempre dichiarata estranea ai fatti, ma dagli inquirenti Antonella è sempre stata considerata la carceriera di Tommaso. Anche se il tragico sequestro del bambino, eseguito da Raimondi e da Alessi, si concluse pochi minuti dopo il rapimento, con l'uccisione del piccolo Tommy sul greto del torrente Enza. Antonella si trovava in auto e secondo la ricostruzione si stava dirigendo verso l'incrocio di Sorbolo, dove, sempre secondo questa ricostruzione, aveva appuntamento col marito per prelevare il piccolo Tommy. Quindi per la pubblica accusa e per gli investigatori, la moglie di Alessi era pienamente consapevole e coinvolta nel piano criminoso. Ma perché allora non fu trovato nulla di pronto per gestire la prigionia del bambino? Per gli inquirenti ciò si spiega col fatto che quello del piccolo Tommaso doveva essere un sequestro che si sarebbe risolto in pochi giorni. Lo stesso elemento invece è stato interpretato in maniera opposta dalla difesa di Antonella, e cioè è una prova della sua estraneità al fatto. Per la difesa Alessi e Raimondi hanno utilizzato Antonella come capro espiatorio. Prima della tragedia di Tommaso, mamma Paola ebbe strani presagi, addirittura una profezia da brividi. È capitato mentre ero incinta di Tommy, dice mamma Paola. Feci un sogno in cui un uomo mi diceva: ricordati che non lo terrai per molto tempo. Poco dopo il suo rapimento ricevette una lettera anonima che citava proprio quel sogno. Scoprì successivamente che l'aveva scritta padre Lorenzo, un frate francescano che, a detta di mamma Paola, le diede una grande mano negli anni successivi alla morte di Tommy. L'onorevole Salvatore Buglio, del partito La Rosa nel Pugno, ha incontrato Mario Alessi al carcere di Viterbo. Lo ha incontrato nella sua cella, nella sezione rossa della casa circondariale, una struttura modello gestita con una grande e concreta attenzione per la dignità dei detenuti. Ci penso sempre, tutti i giorni, tutte le notti, ogni minuto. È stata una strage, non doveva mai accadere. Mario Alessi, 45 anni, spiega così il movente al senatore Buglio. La voce è un bisbiglio impercettibile. Rinchiuso in una cella del carcere Mamma Gialla di Viterbo, trema e ha una specie di spasmo quando sente pronunciare il nome di Tommy. Dopo l'arresto da parte dello SCO, della polizia, era stato incarcerato a Parma, ma lì venne picchiato, insultato, minacciato dagli altri detenuti ed era stato quindi trasferito a Viterbo per motivi di sicurezza. Durante questo colloquio i responsabili del carcere vigilano discreti e stanno molto attenti che non si parli del processo. Il lungo colloquio tra il parlamentare e Alessi ruota soprattutto sul pentimento. Pentimento di un uomo che aveva già alle spalle una condanna definitiva per lo stupro di una ragazza avvenuto nel suo paese, San Biagio Platani, nell'Agrigentino. Verte anche sul movente il colloquio. Il muratore è emigrato nel Parmense da circa 20 anni ed elenca con una precisione maniacale gli ultimi
disgraziati eventi alla vigilia del concepire la folle idea di risolvere tutti i suoi guai economici sequestrando il bambino più piccolo dell'ex direttore delle poste, Paolo Onofri. Dice Alessi: aveva un'impresa, dovevo pagare ogni mese 16 operai, avevamo fatto un lavoro importante, dovevamo pagare 260.000 euro e invece siamo falliti. Non sapevo più cosa fare, mi cercavano tutti, i muratori, le banche, ero disperato. Poi un altro appalto, 1.300.000 euro. Abbiamo lavorato per mesi, non ho mai visto un soldo, così. È l'incipit della strage. L'onorevole Buglio lo ascolta e gli spiega che anche lui, giovane siciliano, senza lavoro, con una famiglia povera alle spalle, era stato costretto a 20 anni, proprio come Alessi, a tentare la fortuna al nord. Come mai Parma? Chiese ad Alessi l'onorevole Buglio. Alessi sembra scuotersi dal suo torpore. C'erano già tanti miei compaesani. Io so fare un po' tutto. Lavorare non mi ha mai spaventato. All'inizio andava bene. Alessi ha i capelli un po' lunghi, ma ordinati e puliti, esattamente come quando, subito dopo la scomparsa del bimbo, passava da una truppa all'altra per raccontare convinto che i bambini non si devono toccare, che lui saprebbe cosa fare agli assassini. Si metteva teatralmente la mano sul cuore e diceva: come avrei potuto io, che lo conoscevo, fare del male a una creatura tanto fragile? Alessi, durante questo colloquio, è sdraiato nella sua branda. I pavimenti sono tirati a lucido. Il cortile dove trascorre l'ora d'aria è isolato, nessuno lo vede. Nelle altre stanze ci sono solo due detenuti asiatici. Si era già diffusa la voce che il presunto assassino del bimbo vivesse in condizioni di pericolo. Paura per le aggressioni da parte dei compagni di pena. L'onorevole è seduto di fronte a lui, su una sedia vicino a un tavolo, dove sono allineate in modo simmetrico due scatole di guluase azzurre. Poi c'è un quaderno, una penna, poco altro. Alessi indossa una maglietta scura, pantaloni di una tuta neri, senza scarpe. Qui mi sento al sicuro, esclama Alessi. A Parma era un inferno. La direzione gli ha messo anche a disposizione uno psicologo. C'è una stanza destinata a questi colloqui. Alessi ci è andato qualche volta, ma poi stava muto e allora non ci è andato più. Il parlamentare lo guarda negli occhi e gli chiede: Alessi, può sembrare ovvia questa domanda, ma lei è pentito? Alessi risponde: molto di più. Sono in preda alla disperazione. Ho un dolore continuo. Mi vergogno a parlarne. È una cosa che ho dentro. Non doveva accadere. Io sono qui, in questa cella. Sto scontando la mia pena, che è giusta, e la devo scontare fino all'ultimo. L'onorevole Buglio fa un'altra domanda. Vorrebbe dire qualcosa ai genitori di Tommy? E cosa vuole che dica? Risponde Alessi. Qualsiasi espressione suonerebbe falsa, sbagliata. Non c'è niente da dire. Non mi permetto di dire niente. Tornare indietro non si può. Il mio tempo si è fermato. Salvatore Buglio è anch'egli padre di due bambini e l'atroce fine di Tommy lo aveva colpito profondamente. Cerca di capire se davvero Alessi si stia avviando a diventare un uomo diverso, diverso da quello che rapì un bimbo febbricitante di notte, strappandolo dalle braccia dei suoi genitori per strangolarlo e finirlo a colpi di vanghetta. Lo tengono d'occhio 24 ore su 24 Alessi, anche se non ha mai tentato di suicidarsi, non ha mai avuto momenti di inquietudine. Sembra più che altro apatico, insensibile alla realtà esterna. Legge molti libri che gli arrivano dalla biblioteca del carcere. L'ultimo è I Promessi Sposi e sul tavolo una vecchia copia del Nuovo Testamento. Si è spento nella clinica di Fontanellato, in una clinica privata, Paolo Onofri, il papà del piccolo Tommy, l'11 agosto del 2008. Le conseguenze dell'infarto, mentre era in vacanza in Trentino, fin dall'inizio avevano dato poche speranze. Aveva solo 54 anni. Il giornale La Stampa lo descrive come un uomo molto protettivo nei confronti di sua moglie Paola Pellinghelli, coraggiosa come lui nell'affrontare le tappe umane e giudiziarie di una tragedia che commosse tutta l'Italia. Duro però con gli autori del rapimento. Un appello duro e toccante quello della mamma di Tom. Lo fa mamma Paola Pellinghelli ai microfoni di News Mediaset e lo ha fatto 11 anni dopo la scomparsa di suo figlio Tommaso.
C'è chi comincia il reinserimento, esclama mamma Paola. C'è chi con i permessi premio. Questa è la giustizia dopo solo 11 anni. Alessia e gli altri due si rimpallano la responsabilità, ma chi è stato ora poco importa, devono pagare tutti e tre. Il dolore per la scomparsa del figlio è ancora forte e così la mamma si sfoga. Tommy oggi andrebbe alle medie, vivrebbe i suoi primi innamoramenti, ma Tommy tutto questo non ce l'ha. Alessi, per l'omicidio del piccolo Tommy, è stato condannato all'ergastolo, ma adesso potrebbe godere di alcuni permessi premio e anche un progetto per il reinserimento sociale. Un'altra ferita per la donna, che non ha dimenticato la ferocia con cui è stato ucciso il suo bambino. La compagna di Alessi in questo momento sta scontando 24 anni, mentre il complice della coppia, l'ex pugile, Salvatore Raimondi, sta scontando una pena di 20 anni. Siamo arrivati finalmente alla conclusione di questo caso straziante e vorrei condividere con voi la mia opinione. Io credo che almeno in questo caso la giustizia abbia fatto il suo corso, nel senso che si siano mossi tempestivamente gli inquirenti, i carabinieri, nel ritrovamento del piccolo Tommy, abbiano fatto tutto in tempo di record e questo abbia aiutato la famiglia Onofri a trovare pace quasi subito. Quindi chapeau alla giustizia, almeno questa volta. Per quanto riguarda invece gli assassini del piccolo Tommy, purtroppo ci sono veramente poche parole. Alessi, io non so come abbia fatto a fingere nemmeno troppo bene davanti alle telecamere. Era quasi una dichiarazione ostentata quella che amava fare davanti ai telegiornali. E poi proprio lui, quello che considerava i bambini come angeli scesi dal cielo, ha ucciso Tommy in una maniera veramente raccapricciante. Gli altri due, secondo me, sono stati vittime delle circostanze in un certo senso. Per quanto possa essere deprecabile un atto come un rapimento, credo che non volessero arrivare a questo punto. Quindi, se dovessi scegliere il peggiore dei tre mostri, chiaramente sceglierei Alessi, se proprio vogliamo il vincitore. La povera Paola Pellinghelli ha subito una tragedia nella tragedia, nel senso che non si sa di preciso quello che sarebbe potuto succedere al Paolo Onofri dopo le scoperte di filmati pornografici. Quindi anche per quello deve essere stato un duro colpo. Seguire i segreti venuti a galla, gli immobili acquistati senza dire nulla alla famiglia e poi la morte del marito. Quanto deve aver sofferto questa donna. E adesso c'è anche la probabilità che comunque ci sia una riduzione della pena. Dopo tutte queste sofferenze, comunque, probabilmente mamma Paola avrà trovato un minimo di pace. Ha festeggiato i 18 anni del piccolo Tommy portando dei fiori sulla sua tomba. E questo è quello che le rimane. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto, se vi siete trovati bene e comodi nel salotto di Rosso Crimine. Ci vediamo per il prossimo video. Condividete questo video e soprattutto lasciate nei commenti le vostre opinioni su questo caso. Ciao a tutti. O comunque un reintegro. Scusate. O comunque un reintegro. Candy? Vuoi dire qualcosa? Candy? Allora! Dimmi. Oh, vieni qua. Scema. Scusa, vai giù.